Il 1978 fu un anno eccezionale per me e la mia famiglia. La nostra vita cambiò radicalmente. Dai, se è solo questione d'abitudine. La Treviso degli anni 70 fa da sfondo all'ultimo film di Luca Lucini che oggi debutta nelle sale di tutta Italia. Treviso, Mogliano Veneto, Orsago. Il viaggio di una famiglia di campagna che conosce per la prima volta la città e quello più intimo di Tiberio, il ragazzo appena quindicenne che proprio a Treviso perderà la propria innocenza scoprendo l'amore. Biglietti pal cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti. Vergogna. Ma tu le donne non le sogni mai? Tutto il resto passa in secondo piano. Madonna che occhio. Non mangia più. Le mie ragazze di carta è una commedia delicata e poetica. L'amore di Marica per Tiberio, il racconto di una società che ha conosciuto il cinema a luci rosse, attratta e allo stesso tempo intimorita. Da un'idea del compianto Mauro Spinelli di Luca Lucini rimasta nel cassetto per diversi anni, oggi portata alla luce anche grazie al sostegno della Veneto Film Commission. Quando Pepito, che è la casa di produzione, mi ha chiamato dicendo abbiamo questo lungometraggio che si girerà tra Treviso, Mogliano, insomma quelle zone, con Rai Cinema, insomma ero molto contento. Treviso devo dire che sta lavorando molto e attrae molto. Il film si sviluppa sul passaggio, sulla perdita di genuità di questo ragazzo Tiberio. Tiberio mi assomigliava di più prima quando era in campagna, un po' perso, che gli piace fare le cose sue, una passione per l'erboristeria e io anche in un paesino non proprio in centro città. Non so se mi sarei spinta così tanto oltre con Tiberio e è comunque stata una bella esperienza interpretare un personaggio in certi casi simile a me. La conferenza stampa di presentazione della pellicola oggi a Cassugana alla presenza del sindaco di Treviso Mario Conte e di diversi attori. Nel cast nomi noti da Neri Marco Rea ad Andrea Pennacchi fino alle nuove rivelazioni, giovanissimi Alvise Marascalchi, Marta Guerrini e tanti volti trevigiani, da Eleonora Panizzo a Davide Stevanato fino a Marco Sartorello. Dopo il debutto nelle sale, il passaggio in Rai, non prima però di aver deliziato il primo di agosto in Piazza Rinaldi i trevigiani.